Simona, Simona, vieni presto! Devo farti vedere una cosa rarissima e straordinaria! Sono qua, cosa hai trovato? Ho trovato l'unico esemplare al mondo di squalo mongolfiera! Ma povero squaletto, cosa gli è successo? Oh, scusa, scusa, squaletto, non ti prendo più in giro. Dice che ha la pancia gonfia e non sa come mai. Aiutalo tu, Simo. Ciao amici, a voi è mai capitato? Di colpo la pancia si gonfia e rimane così per giorni e giorni, senza spiegazioni e senza avvertimenti. Una vera tragedia! Eh già, per chi soffre di questo sintomo, sì, la pancia gonfia è un segnale preciso che qualcosa non va bene. E te credo, mi devo rifare il guardaroba! Volevo dire che qualcosa non va nella nostra alimentazione, che è la causa principale della pancia gonfia. E oggi vediamo come combatterla con un trucco speciale che in quasi 30 anni di esperienza ho visto essere risolutivo in molti casi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per prima cosa facciamo il test della pancia gonfia per capire se questa sporgenza è causata da grasso o da aria. Bisogna sdraiarsi e osservare la pancia. Se rimane sporgente vuol dire che è proprio pancetta grassa. Se si abbassa e si distende vuol dire che è aria. E se succede un po' dell'uno e un po' dell'altro? Vuol dire che c'è la pancetta e c'è anche un problema di gonfiore addominale. Ma la buona notizia è che con il trucco di oggi molte persone hanno risolto l'una e l'altra. E che trucco è? È ridurre o togliere il glutine dalla propria alimentazione. A chi dice che il glutine è un po' il coperchio per tutte le pentole, dico attenzione, non è una moda, ci sono alcuni fatti importanti. In 50 anni la qualità dei cibi che mangiamo è cambiata più che nelle migliaia di anni precedenti. Lo dice la scienza dell'evoluzione, non solo io. E a loro potete credere perché sono sicuramente attendibili. Ecco perché molte persone oggi sviluppano una sensibilità al glutine. Cioè, siamo tutti celiaci? No, non ho detto celiaci né intolleranti, ma sensibili, sensibilizzati. Ne abbiamo mangiato troppo e adesso il corpo non riesce più a gestire alcuni suoi componenti. E da qui iniziano i sintomi come gonfiore, meteorismo, cattiva digestione, alitosi di conseguenza e anche perdita o aumento di peso inspiegabili. Chi segue i miei video e mi conosce sa che anch'io ho scoperto di non poter più mangiare glutine. E come hai superato questo trauma? Prima di tutto mi sono documentata nel modo più sicuro e ho letto questo libro, Sensibilità al glutine, nuove conoscenze e possibilità di cura, scritto da Alessandro Targhetta e pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, specializzata in benessere naturale e sponsor di questo video. Per chi si registra al sito della casa editrice usando il link in descrizione, c'è uno sconto per tutti i miei followers. Questo libro io l'ho trovato davvero interessante e ci sono le esperienze di tantissime persone che hanno affrontato e superato la sensibilità al glutine. C'è la descrizione di tanti sintomi che normalmente non si collegano alla sensibilità al glutine e invece sono collegati e come dolori, dermatiti, ansia, aumento di peso, acne e anche insonnia, tra gli altri. L'autore descrive anche i test da fare per capire se ne soffrite davvero. Se stiamo male a causa del glutine e non lo sappiamo, non troveremo mai la cura per risolvere i nostri sintomi. Il libro lo spiega bene e io lo confermo di persona. Il libro fa chiarezza su quali sono i cereali senza glutine. Sono diversi: riso, miglio, grano saraceno, quinoa, amaranto, mais e teff. A proposito, ho una domanda per voi. Mi piacerebbe che approfondissi l'alimentazione senza glutine, con ricette gluten free e contenuti dove spiego cosa fare e come cavarsela nella vita di tutti i giorni? Fatemelo sapere e scrivetemi nei commenti qui sotto che sono curiosa, lo sapete. Per vedere tanti altri video iscrivetevi al canale, ma cliccate l'opzione tutte le notifiche, solo così YouTube vi avviserà di tutti i miei nuovi contenuti. Chi vuole sostenere e aiutarmi a fare crescere il canale può abbonarsi con un piccolo contributo mensile. Per voi contenuti e vantaggi in esclusiva.
ora condividete questo video perché tante persone soffrono di gluten sensitivity o sensibilità al glutine e non lo sanno. Così potrebbero dimagrire, sgonfiare la pancia, stare meglio solo risolvendo questo aspetto. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! L'unico prossimo video, soft, tante persone.